Io cercavo poi appunto di potermi esprimere sempre in autonomia, nell'ambito del lungometraggio invece allora occorrevano, specialmente allora, ancora non c'era ancora la disponibilità del digitale che azzerava i prezzi per le riprese, c'era ancora la pellicola, si volevano fare dei film ad alta definizione da portare poi sui grandi schermi, occorrevano dei capitali notevoli, insomma. Perciò aspettavo, aspettavo, aspettavo fino a che... C'è stato Silvano Agosti che mi ha detto: tu parti. Silvano Agosti e Bellocchio, per la verità, insieme a Rulli e Petraglia videro questi corti allora, mentre fecero un documentario per la RAI intitolato La macchina cinema, in cui esploravano appunto gli autori dipendenti sconosciuti, e ha detto: ma qui dai, bisogna fare un film, questo Franco. E mi ha portato su di peso la macchina a riflesso 35 mm con gli obiettivi Zeiss, eccetera, eccetera. E poi la moviola che ancora adesso conservo come un relitto archeologico, naturalmente, perché si vedono le movioli, i giovani che prima le andavano a vedere, ma se le vedete adesso sembrano dei dinosauri di un'epoca proprio preistorica, veramente antica. Però grazie a quelli, con il desiderio appunto di poter fare un lungometraggio, mi sono messo all'opera insieme a mia moglie, appunto, insieme a Neria, abbiamo insieme, e con l'aiuto di qualche amico, e poi soprattutto con l'aiuto di Mario negli anni successivi, quando poi ho fatto, oltre Pentazzurro, ho fatto Nostos, Voci nel tempo e Al primo sorvento, che verranno poi Esatto, poi presentati. noi faremo per tutto il mese di dicembre, riproporremo questi lungometraggi accanto ovviamente a poesie in 8 mm e la scelta è stata un po' una scelta di campo, nel senso che abbiamo deciso comunque di raccontare il Piavoli in pellicola per il cinema, eccetera. In realtà poi dopo Franco in questi anni ha continuato a fare anche altri lavori, lavori su commissioni, lavori un po' più nascosti, che ci sarà l'occasione poi di presentare ancora. Però ci piaceva pensare a questo percorso, insomma, dai primi lavori in 8 mm agli ultimi in 35, quindi un percorso legato alla pellicola, legato a un certo tipo di idea di cinema che si è appunto sviluppato a partire da ambulatorio, diciamo.